Quando Land Rover annunciò che avrebbe cessato la produzione del Defender, restai sconvolto. Era la prova che ormai anche quel poco che restava di poesia nel mondo dell'automobile se ne andava. Ma prima di andarsene, Land Rover decise che se ne sarebbe andata in grande stile. Ed ecco la Defender Adventure Edition, l'ultima vera Defender. Lo si riconosce subito, è una verniciatura che non passa inosservata. Arancione con cofano, tetto e portellone posteriore neri. I cerchi Lega, bellissimi, da 16 pollici neri e diamantati. Inoltre, per migliorare la sicurezza e anche lo stile, sono montati dei fari a LED anteriori. Il motore è il classico 2.2 diesel TD4 da 122 cavalli, abbinato al cambio manuale con marce ridotte. Vedete questo logo? Questo è un richiamo fortissimo al primo logo della Land Rover. Partiamo dai sedili. Questi sedili abbastanza sportivi in pelle nera con poggiatesta integrato. La console centrale è rivestita in lacca lucida nera. Nonostante sia un mezzo volutamente rustico, non mancano anche i comfort tecnologici come la connettività Bluetooth. In conclusione vi do una dritta: saltatele addosso a quest'auto, perché già all'uscita erano andate assolutamente a ruba. E chi ce le ha se le tiene ben strette. Infatti non è facile trovare un Defender Adventure in vendita, figuriamoci poi in pronta consegna. Quindi, per scoprire il prezzo e vedere tutto il buco fotografico di questa Defender Adventure, cliccate sul link qui sotto in descrizione. Dalla Lorenzi Hub è tutto, alla prossima auto!